Ho 27 anni, mi occupo di volontariato, ma soprattutto vivo da sempre in una famiglia di sole donne. Ho una madre che ha cresciuto me e mia sorella da sola, ho una nonna che da sola gestisce una famiglia enorme, ma soprattutto appunto ho una sorella di 10 anni piccola di me. E se io a 27 anni sono in quella generazione, con quella subito precedente, che adesso sta patendo gli anni del Berlusconi, gli anni del berlusconismo che ci sono ancora, e le situazioni di precarietà su ogni fronte, lavorativa, culturale, in maniera infinitamente grave, mia sorella che ha 17 anni non ho idea di che tipo di futuro avrà. E allora la domanda in modo molto sintetico a Marco è questa: se alla mia generazione c'è bisogno di rispondere con urgenza, a quella di mia sorella c'è bisogno di rispondere con metodo. E io vorrei sapere, secondo te, quali sono le risposte urgenti da dare subito e quelle elaborate con metodo. Margherita, hai fatto una domanda così difficile che magari farà parte del tuo prossimo programma da sindaco, spero, perché mi pare che una 27enne dovrebbe aspirare a questo. Io ti posso dire, l'urgenza, la necessità di rispondere con urgenza a chi ha 27-30 anni la vediamo tutta, però vediamo anche le difficoltà perché questa urgenza possa essere declinata su base locale, mentre la questione del metodo è qualcosa dentro la quale anche su base locale si può fare molto, perché deve ripartire dalla cultura condivisa, dalle priorità che possiamo inserire nei momenti della formazione e del rapporto tra giovani donne e giovani uomini, tra declinare la democrazia in questo modo e riappropriarci di parole che in questi anni abbiamo visto sprecare. Cioè, tu dici giustamente, ma se io che sono nata e vissuta durante un periodo che più o meno ha coinciso con quegli anni di diciamo, cambiamento drammatico della politica e della società, se io ho queste esigenze, chi adesso ha 17 anni è proprio nata che ormai il mondo era così, no? Accendi la televisione, leggi i giornali, ti informi, guardi i modelli e vanno tutti in una certa direzione. Il lavoro da fare a ragione lei, non ci avevo pensato, ma è proprio questo. Il metodo da riprendere è quello quotidiano di ricominciare a ridefinire i valori e la nostra, il nostro essere, il vostro essere, giovani donne che si affacciano al mondo, e, però c'è da scalfirne tanto perché, ma se non ora quando, insomma, peraltro.